Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di una marca molto interessante che si chiama Giggle End, che produce fidget spinner. Non sono fidget spinner cinesi oppure dell'edicola oppure economici, sono fidget spinner professionali di ottima qualità e materiale. Possiamo trovare sia in plastica che in acciaio. In descrizione troverete tutti i link disponibili appunto per questi fidget spinner e in più potete trovare anche il sito ufficiale, la pagina Instagram e anche un link per una lotteria per vincere 100 euro in fidget spinner, ragazzi. Quindi vi invito a passare assolutamente in descrizione. Intanto lasciate tanti mi piace per questo video, cerchiamo di arrivare a 100 like. E adesso passiamo alla caratteristica più importante. Come vi ho detto, questi fidget spinner sono di qualità ottima, di ottimo materiale, sia quelli in plastica che quelli in acciaio, molto resistenti, stabili e completamente silenziosi. Il rumore è appena percettibile, sono fantastici a mio parere. E la cosa più importante è che ci dicono che sono composti da dei cuscinetti professionali 608 in acciaio di alta qualità, molto resistenti e effettivamente anche molto fluidi, perché ci promettono un giro al minuto garantito. Molto comoda come cosa, vero? E adesso andiamo a vedere l'informazione che tutti attendete. Quanti fidget spinner ci sono e di che tipo? Quanto costano e quant'è la spedizione? Allora, la spedizione è totalmente gratuita. Il costo dei fidget spinner, essendo di ottima qualità, costano 12,99€ quelli base, valutati quasi 7 stelle su Amazon. Potete trovarli appunto sia sul sito Amazon che sia dal sito ufficiale, ragazzi. 12,99€, ci sono varie tipologie, colori base come rosso, nero e bianco e simili, e colori con una skin particolare in stile marmo. Infatti si chiamano Marble Blue, Marble Dark, oppure c'è il pure white, che è un altro genere molto simile al marmo ma un pochino più chiaro. Molto particolari da vedere, molto solidi, molto resistenti, sempre in plastica e con la conca centrale molto affossata, in maniera che riuscite a utilizzarla in maniera comoda, ragazzi. A proposito di qualità, la Giggle End ci propone un altro bellissimo fidget spinner della SMRT. Si chiama Predator e costa circa 39,99€. Lo potete trovare a 29,99€ in offerta, ragazzi. Mi raccomando, affrettatevi se siete interessati a prodotti di qualità. Questo fidget spinner è prodotto totalmente in acciaio e ci promette un minimo di 2-3 minuti a giro, quindi ottimo, veramente ottimo. Effettivamente è molto stabile, l'ho provato io direttamente, un pochino più piccolo di quello classico, ma effettivamente silenziosissimo e stabile. Veramente forte da vedere, dopo lo andremo a vedere sicuramente insieme. La SMRT non produce soltanto fidget spinner per la Giggle End, ma anche i bottoni per i fidget spinner. Che cosa sono i bottoni? Quei due componenti che vanno uno sopra e uno sotto, dove mettete le dita per far girare il fidget spinner. Loro li producono in acciaio al costo di 9,99€. Promettono di aumentare la velocità di giro e quindi anche diminuire l'attrito, ma di essere anche molto più resistenti dei soliti di plastica che se ne andranno piano piano a rovinare. E hanno anche un'ottima conca centrale per adattarsi bene con le dita, perché effettivamente è quello il problema dei fidget spinner, mettersi bene con le dita. E adesso non ci resta nient'altro che andare a vedere i nostri prodotti nel dettaglio, ragazzi. Andiamo a fare questo unboxing. Ok ragazzi, i prodotti che state vedendo adesso qua sopra al tavolo sono i prodotti che mi sono stati inviati dalla Giggle End. Due fidget spinner normali e due fidget spinner Predator, quelli da 29,90€. In più abbiamo anche questo bellissimo dischetto, che è uno dei bottoni che vi dicevo, che adesso andremo ad aprire insieme. Andiamo a vedere prima di tutto il primo fidget spinner, ragazzi, uno dei normali. I fidget spinner della Giggle End vengono venduti insieme a un sacchettino protettivo stile occhiali da sole, ragazzi. Eccolo qua, con scritto Giggle End sopra, con il sito e il simbolino della manina. Ok, andiamo a vedere com'è il fidget. Questo è il primo fidget spinner che andiamo a vedere, ragazzi. Una skin marble molto interessante. Mi avvicino cercando di metterlo a fuoco, vediamo un po'. Ecco qui. Possiamo vedere la particolarità appunto che sopra al bottone centrale abbiamo il logo appunto della Giggle End. Abbiamo la scritta Giggle End sopra e anche addirittura sui pesetti laterali, ragazzi. Guardate, Giggle End scritto dappertutto, volevano proprio far vedere che erano loro. Ok, il materiale è molto resistente, effettivamente sembra anche più rigido della plastica classica che sono abituato a vedere anche dai fidget spinner. E è molto liscio, ragazzi, l'ho appena mosso, guardate già quanto sta girando. Il rumore è pochissimo, non è impercettibile come quello del Predator, un pochino si sente questo. Adesso ve lo farò sentire velocemente, pronti? Via, vai. Non so se sentite il rumore. E gira molto a lungo, ragazzi, veramente ottimo. Questo che vedete è il secondo fidget spinner normale che mi hanno mandato, quelli da 12,99€, ragazzi. Allora, la skin dovrebbe essere una marble blue,
Infatti potete vederla anche da vicino, cerco di far vedere bene il logo. E possiamo vedere che anche i pesi sono stati cambiati, in questo caso di colore. La skin è molto ben fatta, molto particolare, guardate che bello. Perfetto, il giro è lo stesso. E guardate l'effetto che fa con questo colore. Adesso passiamo alla chicca di oggi. Il Predator, 29,99€ di Fidget Spinner della Smart Gadget in collaborazione con la Giggle End. Vai, andiamo ad aprire. Abbiamo all'interno un bellissimo cartellino che ci dà una spiegazione di come è stato creato e con quale filosofia della Smart Gadget, con il sito sotto e del contest giveaway, ragazzi, molto interessante. E abbiamo anche appunto il nostro bellissimo Fidget Spinner. Possiamo vedere che è fatto totalmente in acciaio, molto più piccolino, ragazzi, eccolo, ve lo avvicino. Le due basette sono molto piatte, quindi forse è un po' scomodo giocarci per farli saltare da una parte all'altra, però il materiale è fantastico, pieno. È ferro pieno e guardate come gira, l'ho appena toccato, ragazzi. Finta leggerissima, gira molto più velocemente di quello di plastica di prima. Se lo giro velocissimo, guardatelo. Non state sentendo nessun rumore da lui e sta quasi vicino al microfono. È silenziosissimo e, come vi ho detto, è fatto di buon materiale. Non è pesantissimo perché è un po' più piccolo di quelli classici. Giustamente è molto stabile, quindi non perdo equilibrio. Però il fatto di avere questi due cosi piattini, diciamo, dà un po' più fastidio per tenerli in mano con un solo dito. Quindi farci giochi forse per questo è un po' un problema. Però molto bello da vedere, molto di materiale buono. Effettivamente qui ha anche una forma diversa all'interno, il disco è fatto totalmente in modo diverso, non è come quello classico, se lo smontate dentro è totalmente chiuso, quindi non l'andate a toccare, ragazzi. Insieme a questo bellissimo fidget spinner ci danno anche una targhetta con scritto SMRT, che sarebbe la marca di Smart Gadget. Adesso non sappiamo effettivamente perché l'hanno messa, perché l'hanno aggiunta. Sembrerebbe quasi un gadget da mettere come portachiavi, molto particolare. Molto elegante anche la scatola, molto bello da vedere anche il nostro fidget spinner. E quindi andiamolo a richiuderlo tranquillamente, guardate che bello SMRT, Smart Gadget. E adesso andiamo a vedere l'ultimo prodotto che mi hanno mandato, quelli della Smart Gadget, sempre tramite Giggle End. I bottoni, ragazzi. Questo bottone si applica direttamente al nostro fidget spinner. Quindi andiamo a vedere di applicarlo. Quello che vi ho detto è fatto in acciaio, molto più resistente e meno attrito. Quindi mettiamolo a uno di quelli che ci hanno mandato. Ecco il nostro bottone applicato, è un pochino più alto di quello classico. Hanno profondità maggiore, quindi il dito si inserisce direttamente nell'incavo. Quindi è molto più comodo da tenere e specialmente per fare i giochini, i trick, è molto più largo. In questo caso abbiamo anche la possibilità di tenere le dita più larghe perché è molto più alto di quello normale. Quindi si gioca abbastanza bene con questo nuovo bottone. E adesso, ragazzi, andiamo a fare un piccolo test di velocità. Questo è quello con l'anello nuovo, vediamo quanto dura. Gira più o meno 2 minuti e 20 e non era neanche uno dei miei giri migliori, effettivamente. E adesso vediamo quanto riesce a girare il Predator, ragazzi. E niente, ragazzi, è durata addirittura meno di quello di plastica. Però quello aveva anche il gadget che mi hanno mandato, a parte il bottone da mettere sopra. Quindi era anche migliorato, ragazzi. 1 minuto e 27.
Quella che vedete dietro alle mie spalle è la pagina del giveaway, o possiamo dire meglio, l'estrazione della Giggle Hand. Partecipa al nostro giveaway e vinci uno dei nostri prodotti esclusivi, in palio 8 fidget spinner Giggle Hands e due bottoni SMRT Smart in metallo per un valore di 100 euro. Per partecipare inserisci il tuo indirizzo email prima del 30 giugno 2017. Infatti mancano 15 giorni, 22 ore, 26 minuti e 60 secondi. Basterà inserire la propria mail e condividerlo con Facebook e con Twitter, ragazzi. Ci provate? Dai, sicuramente potreste vincere. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e un saluto dalla Smart Gadget e dalla Giggle Hand.